Sportivi di Radio San Severo, buonasera da Leo Conenno. Seconda gara interna consecutiva della cestistica San Severo. Ancora un derby pugliese per i ragazzi di coach Galetti. Dopo la pallacanestro Molfetta è di scena questa volta al Pallacastellana il CUS Ionico Taranto. I neri cercano la terza vittoria consecutiva, ancora fermi al palo gli ionici. Linea regia a dopo per il salto a due del match valido per la terza giornata di andata del campionato di NB. Questa sera di scena al Pallacastellana c'è il CUS Ionico Taranto, compagine ancora 0 punti in classifica. I neri invece vogliono la terza vittoria consecutiva in altrettante gare di questo inizio di stagione del campionato di NB. Arbitri dell'incontro: Pepe di Adelfia e Schena di Castellana Grotte. La cestistica San Severo ha vinto nella gara inaugurale del torneo sul parquet del Bernalda e poi, come detto, ha regolato facilmente qui al Pallacastellana la pallacanestro Molfetta. 0 punti in classifica invece per gli ionici di coach Nicola Leale. Vi do lettura dei protagonisti di questo match per la cestistica San Severo, che è già pronta sul parquet completo giallo con bande nere. Abbiamo con il numero 4 Mauro Stella, numero 5 Francesco Mirando, numero 8 Antonio De Fabritis, numero 9 Salvatore Mastro Matteo, numero 11 Patrizio Cicive, numero 12 Jacopo Pozzi, numero 13 Fabrizio De Gregorio, numero 14 Carlo De Lucretis, numero 15 Gianmarco Sorrentino, numero 16 Ivan Scarponi. Gli ospiti hanno al referto con il numero 4 Daniele Bisanti, numero 6 Pietro Leoncavallo, numero 8 Giambattista Moliterni, numero 10 Gianfranco Valentini, numero 11 Nicola Salerno, numero 12 Domenico Bitetti, numero 13 Gaspare Pizzo, numero 15 Arcangelo Sarni, numero 16 Piero Appeso, numero 24 Brian Prisciano. I quintetti in campo: prima azione d'attacco in favore dei padroni di casa, numero 4 Stella, numero 11 Cicive, numero 12 Pozzi, numero 16 Scarponi, numero 8 De Fabritis. Gli ospiti sono in campo con il numero 8 Giambattista Moliterni, numero 10 Salerno, numero 6 Leoncavallo, numero 8 detto di Giambattista, numero 15 Sarni e numero 13 Pizzo. Due errori da tre consecutivi per i padroni di casa. Domenica scorsa contro il Molfetta, alta la percentuale dai 6,75 per i ragazzi di Galetti. Da sottolineare il 9 su 12 del capitano Ivan Scarponi. Attacca il Taranto, completo rosso con bande blu. Primo canestro della serata realizza con numero 6 per gli ospiti Pietro Leoncavallo. Dopo tre giornate comanda la cestistica, dopo due giornate comanda la cestistica, 4 punti gli stessi dell'Agropoli, dello Scafati, del Lanciano. 2 punti per il Molfetta, gli stessi di Francavilla, Biscelli e Monteroni. 0 punti ancora senza vittorie dopo due giornate: Maddaloni, Bernalda, Martina Franca, Venafro e appunto il Taranto. 4-0 nel frattempo, ora 4-2 per gli ospiti, per i padroni di casa a Corcia Cicive. 4 punti per i tarantini, tutti realizzati dal centro in maglia numero 6 Leoncavallo. Ruba la palla Pozzi a Leoncavallo prima che questa poi finisca oltre la linea laterale. Rimessa in favore dei tarantini. Terza giornata di andata del campionato di NB. La cestistica vuole essere assoluta protagonista di questa stagione. Recupera palla in difesa
la squadra di coach Galetti. E Antonio De Fabridis va fino in fondo a pareggiare 4-4, subisce fallo da un giocatore ospite, tiro libero supplementare per il giocatore di casa in maglia numero 8. Mette dentro il tiro libero De Fabritis, sorpasso cestistica 5-4. Al canestro di Cicive ha fatto seguito il gioco da tre punti di De Fabritis. Tiene palla con il numero 15 Sarnici, prova da tre, realizza Valentini. Di nuovo in vantaggio il Taranto, 5 cestistica, 7 Cus Ionico Taranto, 3 minuti di gioco del primo quarto. Sarni, Leoncavallo, lontano dalle plance il centro ospite, recupera palla in difesa Scarponi. Fallo ai danni di Stella, lo ha commesso con il numero 15 Sarni, primo fallo personale del playmaker del Cus Ionico Taranto. Rimessa laterale in favore dei padroni di casa che devono recuperare due lunghezze. Stella chiama lo schema d'attacco, il playmaker di coach Gianluigi Galetti, dall'angolo sbaglia Scarponi, 0 su 2 questa sera, non ha la mano calda il giocatore di Roma. Dopo lo stratosferico, ricordiamo per l'ultima volta, 9 su 12 nel precedente turno casalingo contro la pallacanestro Molfetta, 39 punti, 43 di valutazione, appunto 9 su 12 dai 6,75. Fallo in difesa commesso da Mauro Stella, primo fallo personale per il numero 4 della cestistica. Rimessa dal fondo Taranto con il numero 13 alla battuta, Giuseppe Gaspare Pizzo. Dall'angolo si alza e realizza da tre Arcangelo Sarni, 5 cestistica, 10 Taranto. Due triple consecutive per gli ospiti. Ci prova ora dalla distanza, senza fortuna, Pozzi. Gioca bene nel pitturato sanseverese la coppia Valentini. Moliterni e coach Galetti interrompe il gioco, deve registrare il suo quintetto il tecnico di Forlì. Inizio spumeggiante per la compagine tarantina, sottotono i padroni di casa. La squadra ospite di coach Nicola Leale sta facendo la voce grossa in questi primi minuti di match. Sta per riprendere il gioco, rimessa dal fondo in favore dei padroni di casa, la battuta Ivan Scarponi. In fondo, bravo Mauro Stella, 7 cestistica, 12 Cus Ionico Taranto, in attacco con Sarni che sbaglia la tripla, cattura e rimbalzo la difesa sanseverese,
Ancora Mauro Stella, lo schiacciato per Ivan Scarponi, che sbaglia clamorosamente. Sono passati solo 7 giorni dalla gara contro il Molfetta. Sembra, anzi, attualmente è la brutta copia del giocatore apprezzato contro il Molfetta. Ancora a segno la compagine ospite con Moliterni. 7 cestistica, 14 Taranto. Gli ospiti stanno giocando al massimo della concentrazione. Stella, resto, tiro, primo ferro, cattura lo stesso il pallone il numero 4 sanseverese. Cicive ha spazio, ci prova, non va. Rimbalzo catturato da Sarni, che è già dall'altra parte, affrontato da De Fabritis dall'angolo, poi ci prova da 3 con il numero 13 Pizzo, che sbaglia. Scarponi, ancora un errore da 2 del numero 16 sanseverese. Polveri bagnate questa sera, almeno dopo i primi 6 minuti di gioco, da parte non solo del capitano ma di tutta la squadra. Ora realizza De Fabritis, 9 cestistica, 14 Taranto. È in svantaggio la compagine di casa. Si fa vedere Sarni, sbaglia, contropiede cestistica, Cicive, rosicchia punti la cestistica. Ora sotto di 3 lunghezze, 11 a 14, 3 minuti alla prima sirena. Attacca il Taranto con Pizzo. Leon Cavallo, fallo ai suoi danni commesso dal numero 12 di casa, Jacopo Pozzi. Primo cambio della serata è per il Taranto, fuori con il numero 13 Pizzo, dentro con il numero 11 Nicola Salerno. Do il benvenuto a Pino Pistillo, responsabile per lo sport di Teleradio San Severo, nonché corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno. Pino, un tuo commento su questi primi minuti di gioco. San Severo con qualche difficoltà, ma che sicuramente risolverà, perché ritengo, non me ne vogliano gli amici dirigenti del CUS Ionico Taranto, ma c'è troppa differenza tra le due formazioni per pensare che Taranto, scusate il gioco di parole, possa impensierire il San Severo, anche se San Severo sta avendo un po' qualche passaggio a vuoto di troppo, specialmente in attacco. Adesso c'è un fallo in ricaduta, giusto, protestano i giocatori sanseveresi, anche il pubblico, ma in caduta il difensore giallo-nero è andato a commettere fallo sul Tarantino. Pochi problemi vedo, secondo me, di rischi da questo punto di vista per aggiudicarsi la posta in palio per la cestistica. Grazie Pino. Ci prova di nuovo dall'angolo e realizza, nuova tripla vincente di Sarni in casacca numero 15. Attaccano i padroni di casa. Bravo Stella nel servire nel pitturato avversario. Cicive, 13 cestistica, 17 Taranto. Poco più di 2 minuti al termine del primo quarto. Moliterni, Leon Cavallo affrontato da Pozzi. Sarni, doppia marcatura su di lui. Arresto, tiro, è lunga la conclusione del numero di Salerno, che poi cattura il rimbalzo, si addormenta la difesa sanseverese. Sbaglia Sarni, dall'altra parte Scarponi. Primi 2 punti della serata di Ivan Scarponi. 15 cestistica, 17 Taranto. C'è qualcosa che non va. Sì, bisogna lasciare il pallone nel momento in cui si realizza senza
ritardare la ripresa del gioco dalla squadra avversaria. L'arbitro ha detto a Gigi Galetti che sarà l'ultima volta che tollererà questo gesto dei giocatori in campo. Fiscale, il primo arbitro, attacca il Taranto. Leoncavallo lontano dal canestro, il centro ospite ruba palla. Stella, parità 17 cestistica, 17 Taranto. E ora Stella si becca un fallo tecnico. Lo aveva evidenziato in precedenza Pino Pistillo, che l'arbitro non avrebbe tollerato il fatto di non lasciare la palla, bordata di fischi da parte del pubblico di fede sanseverese nei confronti della coppia arbitrale. Ricordiamo gli arbitri dell'incontro: Pepe di Adelfia e Schena di Castellana Grotte. E ora per il Taranto ci sono due tiri liberi e possesso palla. A te Pino. L'arbitro lo aveva detto, aveva avvisato la panchina, probabilmente il pubblico del Pala Castellana non aveva visto, no, o perlomeno non aveva interpretato il senso di quell'avviso dell'arbitro, ma 30 secondi prima è stata una grossa ingenuità del giocatore sanseverese che ha regalato questi due punti più il possesso di palla al Taranto. Sarni fa 2 su 2 dalla lunetta, doppio cambio cestistica, fuori Stella e Pozzi, dentro Francesco Mirando in maglia numero 5 e Gianmarco Sorrentino in casacca numero 15. Possesso palla per il Taranto, che ora conduce di due lunghezze. Chiama lo schema d'attacco Salerno. Valentini, ancora Salerno, ha difficoltà a girarsi, recupera palla la cestistica. Sorrentino ha spazio per provare la tripla, la palla è assolutamente sbilenca, la conclusione ci prova dall'altra parte Sarni, solo rete, ennesima conclusione vincente da 3 del numero 15 ospite Arcangelo Sarni. Tre triple messe a segno dal playmaker di coach Nicola Leale. Soffre la cestistica in questo primo quarto. Cattura e rimbalzo la difesa ionica. Sarni dall'altra parte, libero Salerno. Valentini ha spazio per provarci da tre, senza fortuna. Fallo è il primo della serata di Sorrentino e danni di Leoncavallo. Due tiri liberi a disposizione del numero 6 ospite. Cambio Taranto, fuori Sarni, dentro con il numero 4 Daniele Bisanti. Due tiri liberi a disposizione di Pietro Leoncavallo, disturbato dal calore del pubblico di casa. Sbaglia il primo tiro libero il numero 6 ospite. 0 su 2, 5 punti da recuperare per la cestistica. Ultimo possesso di questo primo quarto, la palla è tra le mani di Antonio De Fabritis, affrontato da neo entrato Bisante. Ancora De Fabritis, 3 secondi per andare a canestro, mette dentro il numero 8 di casa. Si chiude il primo quarto sul punteggio parziale di 19 cestistica, 22 Taranto. Linea la regia. I numeri dopo i primi 10 minuti per la cestistica: abbiamo 4 punti di Stella, 7 di De Fabritis, 6 di Cicive, 2 di Scarponi. Per gli ospiti: 4 Leoncavallo, 4 Moliterni, 3 Valentini, 11 Sarni con 3 su 4 da 3.
I quintetti in campo in questo inizio di secondo quarto per i padroni di casa: Mirando, De Fabritis, Sorrentino, Scarponi e Cicive. Per gli ospiti: Salerno, Sarni, Leoncavallo, Valentini e Pizzo. Cattura e rimbalzo in difesa, Antonio De Fabritis, finora il miglior realizzatore della cestistica, appunto con 7 punti messi a segno. Il mattatore del match finora è il numero 15 ospite, vale a dire Arcangelo Sarni, 11 di valutazione, 3 su 4 da 3. Gli ospiti hanno messo finora 4 triple su 7 tentativi. Sbaglia in allontanamento il numero 6 ospite, Pietro Leoncavallo. Ora lo schema d'attacco lo chiama Francesco Mirando e lui playmaker per effetto dell'uscita di Mauro Stella. Cicive affrontato da Leoncavallo, lo scarico per Antonio De Fabritis. Sputa letteralmente il pallone, il cerchio. Lunga la conclusione, l'ennesima da tre di Sarni. Scarponi poi commette fallo ai danni di Valentini per Ivan Scarponi. Primo fallo personale. Il lunetta Gianfranco Valentini sbaglia il primo tiro libero, il numero 10 ospite, uno dei due lunghi a disposizione di coach Nicola Leale. 1 su 2, un cambio per parte per i padroni di casa. Rientra Pozzi, fuori Cicive. Per gli ospiti rientra Moliterni, va a prendere fiato Valentini. 19 cestistica, 23 Taranto. Attacca la cestistica De Fabritis. Scarponi sbaglia di nuovo da tre, Ivan Scarponi. 0 su 2 da tre per Ivan Scarponi questa sera. Contro il Molfetta il primo errore è stato al sesto tentativo. Secondo fallo personale di Antonio De Fabritis. Intercetta la palla Sorrentino. Ancora una rimessa laterale in favore degli Ionici. Rientra in campo Cicive, fuori De Fabritis. Salerno affrontato da Mirando. Alza la difesa coach Galetti. Cicive sbaglia da tre. Moliterni, rimbalzo difensivo conquistato da Scarponi. Bella azione corale della cestistica, passaggi simili alla pallavolo possiamo dire, Pino. Una bella azione finalizzata, 21 cestistica, 23 Taranto. Come vedi questo avvio di secondo quarto, Pino? Beh, Taranto sta diventando quello che pensavo io dall'inizio potesse essere. Scarponi finalmente mette a segno una tripla dopo aver sbagliato tanto troppo anche nel corso del primo quarto. Si era un po' difeso con i canestri dal pitturato, adesso riesce a trovare la via del canestro anche dalla lunga distanza, commette il suo secondo fallo.
24 a 23 Sansevero effettua il sorpasso, e questo sarà il momento secondo me che Sansevero inizierà a scavare un solco sempre più profondo nei confronti di Taranto. Time out Taranto sul punteggio parziale di 24 a 23 in favore della cestistica Sansevero. La tripla, la prima della serata di Ivan Scarponi, ha permesso ai padroni di casa di mettere la freccia. Conduce ora la cestistica, 6 minuti e 48 secondi all'intervallo lungo. Nel prossimo turno la cestistica sarà di scena ad Agropoli. Si fa sentire la parte più calorosa del pubblico giallo-nero. I quintetti in campo per la cestistica: Mirando, Pozzi, Sorrentino, Scarponi, Cicive per gli ospiti, Moliterni, Salerno, Sarni, Leoncavallo e Pizzo. Sarni per gli ospiti, Mirando su di lui, Leoncavallo, ancora Sarni, 3 secondi per andare a canestro, Salerno fino in fondo, alza la parabola, scadono i 24 secondi. Ottima la difesa della cestistica. Mirando supera la metà campo il playmaker. Pozzi sbaglia tutto, commette un'infrazione il playmaker ospite. Sarni, di Gianmarco Sorrentino, più 4 cestistica, massimo vantaggio per gli uomini di Galetti. Chiediamo scusa, si tratta di Sarli e non Sarni, come riportato sul netcasting della Lega, della LNP. Ancora un attacco a vuoto per gli ospiti, merito della difesa di casa. 24 secondi improduttivi per gli uomini di coach Leale. Possibilità di incrementare il vantaggio per i padroni di casa in attacco con Scarponi. Ci prova da 3, sbaglia Ivan Scarponi. 1 su 5 finora per il capitano sanseverese. Salerno, Sarli, Moliterni, anzi Pizzo, chiedo scusa, sbaglia Salerno, riparte la cestistica. Mirando applaude il pubblico di casa, gradisce questa fase del match dei propri beniamini. Fallo in attacco commesso da Gianmarco Sorrentino. Non è d'accordo il numero 15 di casa con gli arbitri. Secondo fallo personale del numero 15
Sanseverese, cambio cestistica, fuori Mirando, dentro Stella. Cambio cestistica, rientra alla Stella. Sarli. Fino in fondo, si chiude di nuovo bene la difesa sanseverese. Sorrentino sbaglia da tre. Pasticcia, blackout Taranto. Pino, meriti della cestistica, demeriti del Taranto in percentuale? Beh, sono probabilmente al 50%, perché il Taranto sta sbagliando tantissimo in fase difensiva, in attacco non trova più quella scioltezza che aveva, soprattutto con i caneschi dalla lunga distanza di Arcangelo Sarli, un giocatore mortifero dalla lunga distanza, se non lo marchi a stretto contatto ti punisce sistematicamente. In fase difensiva Sansevero inizia ad avere anche un pizzico di fortuna, così come l'ho avuta in questa occasione Ivan Scarponi, che non guasta mai ovviamente, e Sansevero che sta facendo vedere evidentemente quella che è la differenza tra le due formazioni. Adesso c'è un altro fallo in attacco e quindi bonus speso per Sansevero. Questa è una situazione un po' paradossale, perché Sansevero, che sta difendendo meglio, ha già speso il bonus dei falli. In effetti sul possesso di palla il Taranto andrà in lunetta, anche se l'azione era dall'altra parte del campo. Taranto che sta arrancando soprattutto in fase difensiva, a zero falli spesi in 6 minuti di gioco. Grazie Pino. Due tiri liberi a disposizione di Salerno in maglia numero 11 per il Taranto. Con il canestro da due di Scarponi sono diventati 6 punti di vantaggio della cestistica sugli ionici, 29-23, ora 29-24, 1 su 2 della lunetta del numero 11 ospite. 4 minuti all'intervallo lungo. Chiama lo schema d'attacco Mauro Stella in casacca numero 4 per la cestistica Sansevero, affrontato da Salerno. Pozzi, arresto, tiro e corta la conclusione del numero 12 di casa. Poi c'è Sorrentino sotto le plance che mette dentro. Fallo in attacco commesso da Leon Cavallo ai danni di Scarponi, più 7 cestistica, massimo vantaggio per i padroni di casa. Primo fallo personale di Leon Cavallo. Ha registrato la difesa coach Galetti. In 7 minuti il Taranto ha realizzato 2 canestri, ma non dal campo, 2 tiri liberi. Si era sul 19-22, ora siamo 31-24. Bravo Sorrentino, più 9 cestistica, ora più 7, accorcia le distanze per gli ospiti. Valentini che subisce anche un colpo al capo, ma involontariamente. Cambio Sansevero, fuori Scarponi, dentro De Fabrizi, e questo è il primo canestro da campo in questo secondo quarto per il Taranto. Dall'angolo si alza, sbaglia da tre De Fabritis, che poi prova a recuperare palla prima che questa finisca tra le mani di Leon Cavallo. Ancora il numero 6 ospite, ci prova da tre. Tripla di Moliterni, 33 cestistica, 29 Taranto. Stella, lo schiacciato per Sorrentino, mette dentro. Ottimo momento del numero 15 giallonero, Gianmarco Sorrentino.
Salerno, rotazione di palla da parte degli ospiti, fa valere i centimetri Valentini su Sorrentino, 31 Taranto, 35 San Severo, 1 minuto e 30 secondi all'intervallo lungo. De Fabritis, fallo in attacco di Pozzi, è irregolare questo blocco per favorire l'inserimento del suo compagno di squadra. Time out San Severo sul punteggio parziale di 35 a 31 in favore dei padroni di casa. Terzo fallo personale di Jacopo Pozzi. Non una buona notizia. Nei precedenti due incontri ha perso con Molfetta in trasferta e Francavilla tra le mura amiche. Termina il minuto di sospensione, è già in campo il quintetto di casa con è entrato De Gregorio in casacca numero 13. Ci sono in campo anche De Fabritis, Stella, Sorrentino e Cicive. Ospiti in campo con Salerno, Sarli, Valentini, Moliterni e Leoncavallo. 4 punti di vantaggio per il San Severo. Ultime battute di questa seconda frazione di gioco. Doppia marcatura sul numero 15 ospite, Salerno. È lunga la conclusione da 3 del numero 8 ospite. Stella a segno. 37 cestistica, 31 Taranto. Salerno per gli ospiti. Giusto il fallo ai suoi danni commesso dal numero 8 De Fabritis. Cambio San Severo, fuori De Fabritis, dentro Mirando, e anche per il numero 8 giallo nero il terzo fallo personale. Due tiri liberi a disposizione di Salerno in casacca numero 11 per il Taranto. Realizza il primo tiro libero Salerno. Due su due, 4 punti di vantaggio ora per la cestistica. Ultimo giro di lancette di questa seconda frazione di gioco. Doppia marcatura su Sorrentino. La palla resta tra le mani dei padroni di casa. Stella dall'arco, tripla vincente del numero 4 di casa, 40 San Severo, 33 Taranto. Cestistica ancora priva di uno sponsor principale sulle maglie. Fallo in attacco commesso da Leoncavallo. Incredulo il numero 6 ospite. Time out Galetti, San Severo lo chiama coach Galetti, vuole giocare bene quest'ultima azione del secondo quarto coach Galetti. C
circa 1000 come al solito gli spettatori qui al Palla Castellana. Buona cornice di pubblico ovviamente per la categoria. I dirigenti si aspettano qualcosa in più, ovviamente. Termina il minuto di sospensione. Rimessa laterale cestistica, Mirando, Stella. Gioca la cestistica, l'ultimo possesso di questo secondo quarto. 40-33 il punteggio. Dall'angolo De Gregorio, più 10 cestistica. Massimo vantaggio. Si chiude il secondo quarto. Si va negli spogliatoi sul più 10 in favore dei ragazzi di coach Galetti. Ci fermiamo anche noi, amici che ci state seguendo da casa. No, portiamo. Nel senso che chi vuoi. Riprende il gioco, amici di Teleradio San Severo. Dopo i primi 20 minuti la cestistica è sopra di 10 lunghezze sul CUS Ionico Taranto. 43-33 il punteggio. I realizzatori dopo i primi due quarti per la cestistica: 9 Stella, 7 De Fabritis, 6 Cicive, 4 Pozzi, 3 De Gregorio, 5 Sorrentino, 9 Scarponi. Per gli ospiti: 4 Leoncavallo, 7 Moliterni, 8 Valentini, 3 Salerno, 11 Sarli. Pino, per gli ospiti si è fermato Sarli, si è fermato il Taranto. Beh, la forza del Taranto nel primo quarto era proprio quella, la notizia era che Taranto era in vantaggio su San Severo qui al Palla Castellana, ma era praticamente l'eccezione di quello che è la normalità nel rapporto delle forze tecniche tra le due formazioni. Sarli, che aveva trovato delle buone conclusioni della lunga distanza, aveva tenuto a galla la sua squadra, che adesso sta subendo i colpi di un ritorno della cestistica. Una cestistica che deve allungare, deve trovare almeno 10 punti di vantaggio per evitare di dover fare i conti nel finale con una pesantezza di falli che sta tartassando un po' i suoi uomini migliori. Ci prova da 3 Scarponi, lunghissima la conclusione del capitano sanseverese. Questo terzo quarto si è aperto come il primo quarto, ovvero ad appannaggio degli ospiti. Sarli, Stella lì ostacola il tentativo da 3. Leoncavallo, 4 secondi per andare a canestro, e Leoncavallo fa valere le sue vele. Leve. Leoncavallo, 6-0 il parziale in questo inizio di terzo quarto per gli ospiti. Scarponi, arresto, sbaglia Scarponi. Quarto fallo personale di Pozzi, che ora va in panchina dentro De Fabritis. La cestistica rientra con
Statistiche inesorabili con 38 tiri per Sansevero nel corso del primo tempo contro i 28 tiri di Taranto. Taranto che ha tirato 6 su 14 da 2, ancora peggio 5 su 14 da 3 punti. Sansevero che ha tirato male in questa partita fino adesso da 3 punti con 4 su 16 da 3. Grida vendetta questo 1 su 6 di Ivan Scarpone nel primo tempo. Infrazione di passi in attacco commessa da un giocatore ospite. De Fabritis ci prova da 3 senza fortuna. Sarli, Leoncavallo lontano dal canestro, il lungo ospite. Valentini, fallo di Sorrentino ai danni di un giocatore ospite, fallo tecnico alla panchina. No, il tecnico è stato proprio a Cocci Galetti, che era di spalle, probabilmente imprecava per la decisione dell'arbitro, ma era di spalle, quindi il fallo al giocatore. E Galetti deve uscire fuori dal campo, deve fare altrettanto anche il presidente Donato Di Monte. Bisogna ritrovare un po' di serenità, la partita non sarà sicuramente in dubbio e ampiamente alla portata della cestistica. Bisogna giocare con maggiore tranquillità. Eh sì. Time out Sansevero. Fallo tecnico a coach Galetti. Due tiri liberi e possesso palla per gli ospiti. In lunetta si presenta Sarli. Mette dentro il primo tiro libero il numero 15 di coach Leale. Due su due, 8-0 il parziale per gli ospiti. E ora un possesso divide le due squadre. Possibilità di pareggio, se non di sorpasso, per gli ospiti, sotto di due punti. Bravo Sorrentino ad intercettare la palla in difesa e va a schiacciare il numero 15 di casa. Respinge al mittente il tentativo di rimonta. Sorrentino, fallo di Ivan Scarponi. Terzo fallo personale del capitano giallo-nero. Sarli affrontato da De Fabritis fino in fondo. Cestistica, 43 Taranto. Scarponi, infrazione, 3 secondi di Cicive. Nel mirino del pubblico i fischietti baresi, i due arbitri. Sorrentino fino in fondo, va a toccare la palla
Pizzo. Quattro minuti nel corso del terzo quarto. 45 San Severo, 43 Taranto. Tripla di Antonio De Fabritis, più 5 San Severo. È un clima di bagarre che sicuramente non favorisce la cestistica. La cestistica deve giocare la sua pallacanestro, deve mettere in mostra i talenti che è in squadra. Uno su tutti, Sorrentino, che è un gran bel giocatore. Infrazione di passi sacrosanta sul raddoppio nei confronti di Leon Cavallo. Gianmarco Sorrentino che sta facendo vedere quanto di buono è capace di fare sia in attacco ma soprattutto in fase difensiva. È uno che solitamente gli allenatori apprezzano perché, come dicono in gergo, è uno che si sbatte in difesa ed è uno che poi ritrova anche le energie necessarie anche per andare in attacco, per andare a concludere anche degli ottimi contropiedi, segno che il giocatore c'è e che potrà comunque crescere anche in questo campionato ma anche per la sua carriera personale. Grazie Pino, time out su punteggio parziale di 48 a 43 in favore dei padroni di casa. Match valido per la terza giornata d'andata del campionato DNB. Cestistica che vuole il terzo successo di fila. Se così fosse resterebbe ancora zero il bus ionico Taranto. ...48 per chi attacca, 43 per chi difende. Si incarta Sorrentino, favorisce l'azione in transizione degli ospiti, tripla di Sarli. Si è svegliato Sarli, ne ha tratto giovamento il Taranto. Sarli nei primi 10 minuti aveva realizzato 11 punti, poi 0 nel secondo quarto e ora il playmaker di coach Leale sta trascinando la compagine ionica in questo terzo quarto nel tentativo di rientrare in partita. Fallo in attacco di Moliterni per il numero 8 ospite. Si tratta del primo fallo personale, rimessa dal fondo in favore dei padroni di casa. Stella, si muovono De Fabritis e Sorrentino, bravo De Fabritis. Chiama lo schema d'attacco Sarli. Moliterni prova la conclusione personale, la soluzione personale, numero 8 ospite. Sorrentino ha spazio per provarci da tre, cattura il rimbalzo Patrizio Cicive. Ci riprova da tre la cestistica con Stella, a segno, e poi Cicive si dimentica di un avversario, stava ancora esultando il numero 11 di casa. Accorcia il Taranto. Il problema è che non si realizzano gol a pallacanestro, per cui non bisogna pensare a esultare dopo del canestro segnato, bisogna tornare subito in difesa. Non è la prima volta che Taranto sorprende in difesa la cestistica. Infatti, e ora Taranto è di nuovo in attacco. Sarli da tre, sbaglia. Fallo di Pizzo ai danni di Stella.
nuova azione d'attacco per Sansevero. Stella dall'angolo, De Fabritis si allontana dal canestro numero 8 di casa, dall'altra parte vede Sorrentino. Stella, circolazione di palla da parte di Sansevero, sbaglia da tre Scarponi, cattura di rimbalzo Cicive, nuova azione d'attacco per i padroni di casa, ci riprova da tre la cestistica, realizza Antonio De Fabritis, più 8 Sansevero, 56-48 il parziale, poco più di due minuti alla terza sirena. Dall'angolo sbagliatissima la conclusione di Moliterni, fallo di Sarli, va in lunetta Mauro Stella, anzi no, non c'è, non ci sono due tiri liberi. Stella, ancora Stella, servizio sotto le plance per Cicive, più 10 Sansevero, e questo è il massimo vantaggio della serata per Sansevero, che dopo un avvio così così nel terzo quarto ha ripreso un consistente margine di vantaggio sugli ospiti, ora a segno da 2 con Salerno, 58-50 in favore degli uomini di Gianluigi Galetti. De Fabritis, Scarponi, De Fabritis, tripla, e ora diventa di più 11, anzi è da 2 la conclusione, chiedo scusa, è da 2 la conclusione di De Fabritis, più 10 Sansevero, time out Taranto. E 25 secondi a termine del terzo quarto, 10 punti di vantaggio per la cestistica. Salerno, portapalla il numero 11 ospite, si muovono i suoi compagni, Sarli, gli dà spazio Stella, arresto, tiro, conclusione vincente da 2 di Salerno, ultimo minuto della terza frazione di gioco, più 8 a Sansevero. Sorrentino, si chiude bene la difesa ospite, Sarli, Leoncavallo, Salerno, ancora Salerno, corta la conclusione da 2 del numero 11 ospite. Ultimo possesso palla di questo quarto per la cestistica. Gioca col cronometro principale Stella, 6 secondi, 4 Scarponi sul fil di sirena, a segno da 3
Ivan Scarponi, più 11 cestistica, 63-52, si chiude il terzo quarto, linea la regia. Con la tripla di Scarponi sul fil di sirena si è chiuso il terzo quarto, 63 cestistica, 52 Taranto, più 11, massimo vantaggio per i padroni di casa. Scarponi 2 su 10 da 3, 12 punti. Il miglior realizzatore per la cestistica è De Fabritis con 17 punti. Per gli ospiti abbiamo Sarli con 18 punti. È proprio il numero 15 ospite ad iniziare questo quarto in attacco per Taranto. Leon Cavallo appoggia la palla al cristallo e mette dentro, 63-54. Cestistica che tiene saldamente in pugno la partita. Taranto ci ha provato a rientrare in gara, sbaglia da tre De Fabritis e dall'altra parte già il Taranto con Leon Cavallo, doppio marcatore su di lui, butta letteralmente il pallone il numero 6 ospite, chiuso bene dai giocatori di coach Galetti. Sì Leo, parlavi del 2 su 10 da 3 di Scarponi, in generale la cestistica ha tirato 8 su 28 da 3 punti, il 29%, e il livello di questa categoria è un livello bassissimo da questo punto di vista, ha tirato meglio da 2, 19 su 27, da 2 non ha fatto meglio Taranto, 13 su 22 con il 59%, ha fatto di gran lunga meglio di San Severo il Taranto con il 6 su 18 da tre punti. Prevale San Severo con il maggior tasso tecnico, ma il 65-54 non può essere soddisfacente. Adesso c'è anche un po' di fortuna per Salerno, un vantaggio di 65-56 non può essere soddisfacente ovviamente per la cestistica al confronto di un Taranto che non può impensierirla così come sta succedendo in questa partita. Grazie Pino, 65-56, 8 minuti al termine, ci prova da 3 senza fortuna stella, cattura rimbalzo per gli ospiti, Leon Cavallo, Sarli, Moliterni, Leon Cavallo, e ennesima palla buttata dal numero 6 ospite. Seconda consecutiva, più che ennesima, due errori consecutivi in attacco di Leon Cavallo. Vai Scarponi, vai! De Fabritis, Scarponi, ci riprova dalla mattonella, dalla quale aveva realizzato sul finire di terzo quarto. Segna nuovamente da circa 8 metri Ivan Scarponi, più 12 San Severo, e ora diventa questo il massimo vantaggio dei padroni di casa. Fallo di De Fabritis, che per sua sfortuna è scivolato, fallo ai danni di Salerno. Quarto fallo personale di De Fabritis. Salerno Valentini finge il tiro da tre, Moliterni subisce fallo da De Fabritis, chiedo scusa, finisce qui la partita del numero 8 di casa, Antonio De Fabritis. Si chiude al 33esimo il match del numero 8 di coach Galetti.
un cavallo. Circolazione di palla da parte del Taranto. Pizzo è corta la conclusione del numero 13 ospite. Stella. Cicive sotto canestro. Sorrentino. Pino, posso dire, sei d'accordo che Sorrentino ha dato la svolta alla cestistica da quando è entrato? Secondo me è il miglior giocatore in campo, MVP, lo avevo detto anche nel precedente intervento. Sorrentino a me piace tantissimo per quello che fa in attacco, per quello che fa in difesa, per lo spirito di squadra, anche per come si rammarica per aver subito un canestro. Gianmarco Sorrentino l'MVP della partita secondo me. Sono d'accordo con te, Pino. Stella, Scarponi ancora da tre, ancora un'esecuzione perfetta, si è riscattato Ivan Scarponi, tre triple consecutive da circa 8 metri, vola più 15 la cestistica e ora la partita, se non è in ghiaccio, poco ci manca, Pino. Beh sì, Scarponi non poteva essere mister 2 su 10 da 3 punti, adesso si sta riscattando, sta aggiustando anche le sue statistiche, bene per lui, bene anche per la cestistica che sta allungando. Mancano poco meno dei 6 minuti di gioco alla fine della partita, la partita sta andando verso il frigorifero, non è proprio in ghiaccio ma si sta incanalando verso la direzione giusta per la cestistica Sansevero. Iniziano a festeggiare i Black Devils e ne hanno ben d'onde, perché quest'anno, dopo un paio di stagioni tribolate, si stanno divertendo. Stella, resta in attacco la cestistica, ci aveva provato da tre Pozzi senza fortuna. Scarponi ci riprova da tre, è lunga la conclusione ma è ancora la cestistica a tenere palla. Fallo ai danni di Pozzi, commessa dal numero 11 ospite Salerno. Rimessa laterale in favore della cestistica, Sorrentino, Stella, Sorrentino, 5 minuti al 40esimo, più 15 Sansevero, ancora un'azione d'applausi. Stella, Cicive, Pozzi, chiedo scusa, ha realizzato Pozzi, non Cicive, realizza Sarli per gli ospiti, bella combinazione, Stella, Pozzi, 75-60. Vola a canestro e mette dentro Mauro Stella, più 17. La cestistica vuole il ventello di vantaggio. Affiora la stanchezza tra gli ospiti. Rotazione corta per coach Leale. Sì, squadra costruita al massimo risparmio, quella rosso-blu neopromossa nel quarto campionato nazionale, che fatica. Ricordiamo che quest'estate la società tarantina ha faticato ad avere anche il Palamazzola per iniziare la preparazione di avvicinamento a questo campionato. Per fortuna poi le cose si sono sistemate nel verso giusto. Taranto è orfana della formazione della pallacanestro femminile e del CRAS Taranto, e il CUS Ionico è la maggiore formazione tarantina di pallacanestro, che merita sicuramente il sostegno della città ionica, che non è solo calcio, è anche pallacanestro, e lo sta dimostrando da diversi anni. La società dell'amico
Roberto Conversano, il direttore sportivo o del general manager Vito Appeso, sta facendo grossi sacrifici per aver allestito questa squadra, che è una buona formazione, certamente non all'altezza della formazione allestita da San Severo. 3 minuti 180 secondi al termine del match, più 17 cestistica, 79-62. Attacca Taranto con Sarli, affrontato da Scarponi. Salerno colpisce il ferro dalla lunga distanza. Scarponi, 81-62, e dunque possono scorrere i titoli di coda su questo match. Terza vittoria consecutiva per la cestistica, domenica prossima di scena ad Agropoli dell'ex coach Paternoster, giusto Pino? Sì, una partita, la prima partita che può essere considerato un buon banco di prova per la cestistica San Severo. In queste prime tre di campionato ha avuto formazioni sicuramente tra le meno insidiose del campionato. Domenica prossima si vedrà veramente di che passo è fatta questa cestistica. 81-62. Ora si gioca solo per le statistiche. Sorrentino commette fallo ai danni di Sarli. In precedenza Stella, tra gli applausi, ha lasciato il posto a Mirando. Si tocca una mano Sorrentino, cambio cestistica, fuori Sorrentino, dentro De Gregorio. Non c'è il medico sociale in panchina, si è dovuto chiamare qualche sanitario da dietro il tavolo degli ufficiali di campo. È strano che gli arbitri ne abbiano permesso anche l'ingresso nei pressi della panchina per soccorrere Sorrentino. 81 cestistica, 64 Taranto. De Gregorio sbaglia e poi commette fallo ai danni di Sarli. De Gregorio. E ora coach Galetti concede gli applausi a Scarponi, così come ha fatto in precedenza per Stella, e permette ancora una volta l'ingresso in campo di uno dei suoi baby a disposizione, dentro con il numero 9, Salvatore Mastro Matteo. Valentini mette dentro, 81 San Severo, 66 Taranto. Sta per entrare anche Carlo De Lucretis, altro giovanissimo a disposizione di coach Galetti. Salerno, Sarli da tre non va, ma tiene ancora palla la compagine ospite, non è Salerno, chiedo scusa, ma Bisanti. Sarli, sbaglia da tre il numero 4 ospite, Bisanti, è pronto per fare il suo ingresso Carlo De Lucretis. Mirando, Cicive si piazza, vede il canestro ma non realizza. Non c'è, credo, tempo per far entrare
De Lucretis. Finisce il match, la cestistica cala il tris di vittorie, il terzo successo di fila, e ai danni del CUS Ionico Taranto, battuto per 81-66. Do la linea alla regia, poi torniamo Pino per un commento finale, per leggere lo scout del match. Pino, allora, prima di dare la linea alla regia, ci eravamo lasciati per leggere i numeri di questa terza vittoria consecutiva della cestistica, 81-66 contro il Taranto, ma le statistiche non sono ancora pervenute, questa è ancora una cattiva notizia per come sta funzionando il sito della LNP. Beh, sparare sulla LNP significherebbe come sparare sulla Croce Rossa, non funziona la nuova Lega, non funziona il sito, non funziona il fulcore, e anziché pensare a queste cose concrete in Lega si pensa a cambiare la denominazione del secondo e terzo campionato nazionale, passato da Lega 2 Gold a DNA Gold, Lega 2 Silver, che adesso si chiama DNA Silver. Al di là di questo, tornando al discorso partita, la chiave di lettura della partita sta tutta qua, nei punti realizzati da palle perse. San Severo ne ha realizzati 24, il CUS Ionico Taranto ne ha realizzati 3. Nelle altre statistiche c'è stato più o meno un equilibrio tra le due formazioni, quindi significa che San Severo ha recuperato delle palle in più rispetto a Taranto e le ha rese fruttifere, è andato a realizzare e quindi a portare a casa questa terza vittoria consecutiva. Domenica prossima cestistica di scena ad Agropoli, primo banco di prova per gli uomini di Galetti. Sarà il vero banco di prova per gli uomini di Galetti in questo momento.